Do il benvenuto a tutti allo stand della Regione Emilia-Romagna presso la Fiera Internazionale delle Macchine Agricole EIMA. La Regione veramente si è spesa con entusiasmo per portare intanto i messaggi del nostro tema di prevenzione, che è lavorare in sicurezza sul trattore e sulle macchine agricole in generale, e ha voluto anche dimostrare cosa vuol dire essere su un trattore che si ribalta, far provare a tutti gli utenti la dinamica di un ribaltamento e far capire che è impossibile prevedere la traiettoria del trattore e riuscire a proteggersi, a salvarsi dalle conseguenze dell'incidente, se non ci sono dei mezzi di protezione sulla macchina, se non c'è una cintura per la ritenuta. Quindi abbiamo colto questa occasione per dare la dimostrazione di come funziona la protezione. Purtroppo il settore dell'agricoltura ha per le sue caratteristiche intrinseche una pericolosità particolare, e a volte se le misure di protezione non sono applicate adeguatamente, non sono adottate adeguatamente, le conseguenze sono fatali. Gli studi scientifici ci dicono che avere un rollover protection structure e la cintura di sicurezza associata protegge fino al 99%. Noi vogliamo che i nostri agricoltori siano protetti al 99%, quindi abbiamo bisogno di diffondere il più possibile questo messaggio e speriamo di raggiungere il maggior numero di agricoltori possibile. Proviamo a vedere l'effetto di un ribaltamento con un trattore con arco anteriore. La sicurezza è garantita da un volume di sicurezza dell'operatore al posto di guida, che parte dal punto superiore dell'arco e va a cadere sul punto dell'arco posteriore. L'operatore in questo caso sarebbe fuori da questo volume, pertanto nell'ambito del ribaltamento la prescrizione anche da libretto d'uso e manutenzione è di tenersi stretti al volante nel momento in cui avverte il momento del ribaltamento e avvicinarsi il più possibile al posto di guida. L'altra condizione legata alla sicurezza è quella del installare la cintura. Solo arco e cintura garantiscono sicurezza nel caso di ribaltamento. La cintura va certamente allacciata, non va lasca, quindi va stretta adeguatamente. Riccardo, nel momento in cui avvertirà di essere in una situazione critica, si avvicinerà al volante prendendolo dalla parte interna e si avvicinerà il più possibile al posto di guida, perché così si fa la forza. Lui ha cominciato a avvicinarsi nel momento in cui la gravità va oltre la parte normale, appoggerà l'arco e lui non ha toccato terra, quindi la sicurezza è stata garantita. A questo punto lui, come vedete, si può sganciare la cintura e può uscire dallo spazio di ribaltamento del mezzo. Come vedete, l'arco ha impedito una rotazione superiore al quarto di giro. La cosa peggiore sarebbe proprio di non avere la cintura e di lanciarsi, ma il problema è che il corpo della persona arriva prima del mezzo e quindi il mezzo non farebbe altro che poi schiacciare l'operatore. Tanti hanno il coraggio di vantare che hanno la forza di buttarsi dall'altra parte, ma chi prova capirà che non è possibile, perché la forza di gravità è troppo forte per consentire a un operatore di volare, di buttarsi dalla parte opposta.
esistono altri trattori con l'arco posteriore collocato a livello del sedile. In questo caso la traiettoria tracciata sarebbe dal punto superiore a un punto duro che il costruttore ha individuato sul cofano del trattore, e l'operatore rimane in quello che è il triangolo di sicurezza, di questo volume di sicurezza, trattenuto sempre sul sedile dalla cintura. L'altra tipologia di trattori è il trattore con cabina, dispositivo di protezione in caso di ribaltamento più completo, perché è dotata di 4 montanti chiuso nelle parti laterali, frontali e posteriori dai vetri.